Ragazzi, buonasera, bentornati sul mio canale. Oggi rispondo a mezza bocca a tanti amici, amici sia virtuali che reali, che mi chiedono quasi tutti i giorni: Dani, ma un video editing un pochettino più semplice, un programma più semplice, perché questo non riesco, perché questo mi si blocca, perché magari io non ho tante esigenze. Bene, io ho appena finito di pagare con la mia PostePay, un programmino proprio adatto a voi. Lo sto testando, lo sto conoscendo ora, lo conosceremo insieme in diretta. Si chiama Movavi Video Editor, che si affianca un pochettino a quello che io da sempre reputo un programma semplicissimo e che consiglio a tutti, ossia Filmora. Però Filmora, che ha un costo complessivo quando si compra il bundle di circa 80 euro, questo ne ha esattamente la metà. E a pagamento. Poi, se voi trovate altri modi, io non lo voglio sapere. Io i programmi li compro, ne ho la licenza e sto a posto così. Poi ognuno sceglie quello che vuole, la strada che vuole. Movavi è un programma molto semplice, ma si presenta molto bene. Ha la classica timeline multitraccia, perché in maniera che si possa accavallare i file video, i file audio e tutto quanto. Ci sono tutte le cartelle per la giunta guidata, delle transizioni, degli effetti audio, della voce fuori campo e quant'altro. Poi tutte piccole sottocartelle di importazione, quale potrebbero essere ovviamente i file multimediali, che sarebbero i video che noi abbiamo già nelle nostre cartelle, la registrazione del video in diretta, l'aggiungi cartella completa per quanto riguarda i video, o registrare uno screencast. Oppure, non so, i suoni che potrebbero essere gli effetti speciali. Ora vi farò sentire insieme in diretta, non lo so, un battito cardiaco per esempio. Non so se si sente. Vabbè, un buon compleanno. Oppure un, non lo so, un no! Voglio dire. Sono cose simpatiche, semplici, figuratevi. Io non voglio dire quale sia migliore tra Filmora e Movavi perché lo sto testando ora, quindi vi posso garantire che è diverso, che ha qualche cosina di simpatico in più. Filmora lo trovo un pochettino più piatto, più easy, ma non easy perché è semplice, proprio come. Già anche le titolatrici di Filmora sono un pochettino più basilari, gli effetti grafici non sono chissà che cosa, non sono molto accattivanti. Qui ci sono molti effetti grafici accattivanti, molte titolatrici accattivanti, gli effetti audio e tutto già incorporati nel programma, le musiche incorporate nel programma, che mi piacciono di più rispetto a quelle di Filmora. Ora, io ve lo dico però, ragazzi, troppo a terra col video editing non si può andare, un minimo si deve poter studiare, nel senso devi comunque prendere il tuo programma, studiartelo, capire un attimino i meccanismi, cosa fare, cosa non fare, come fare una cosa, come non fare un'altra. Io per esempio con Filmora mi divertivo anche a fare il chroma key in maniera molto semplice. Il chroma key con Filmora è di una facilità imbarazzante, infatti in settimana prevedo di fare un video proprio sul chroma key di Filmora per farvi vedere quanto è semplice usare un green screen. Ho uno screen di qualsiasi altro colore, perché il chroma key non è che usa solamente il verde. Possiamo andare a prendere un colore con il contagocce e andare a eliminarlo per poter cambiare lo sfondo. Insomma, poi ne parleremo in un altro video. Qui ancora non ci ho messo mano, quindi non posso dire che sia più semplice, non posso dire che sia più bello, non posso dire che sia più accattivante o meno. Io vi dico che Filmora è adatto per determinate cose e questo mi sta piacendo per altre, così di primo acchito. Non vi dico compratelo al volo, vi dico che ve lo presenterò. Quindi da qui a qualche giorno, da qui a una settimana, 2 settimane, vi porterò dei video sul Movavi Video Editor che non dovete comprare in suite, che costerebbe quasi 80 euro. Comprate solo il video editor, quindi l'editing, l'editor dei video che costa 39-40 euro, IVA compresa, una cosa del genere, ora non ricordo, ho fatto l'acquisto ma non ricordo esattamente quanto ho pagato e non ho voglia di andare a ritrovare mo la fattura. Vi lascio con questa promessa, vi porterò questo programmino semplice e molto simpatico, spero
che sia di vostro gradimento e che almeno con questo i vostri miei amici, voi che mi avete chiesto ogni giorno come fare il video editing, è molto semplice, spero che almeno con questo riusciate a divertirvi senza stressarvi troppo. Però da una parte vi dico questo, dall'altra vi dico ragazzi, un po' di impegno nel foto e nel video editing, un po' di impegno ci vuole, quindi alzate le maniche e cominciate ad imparare quei meccanismi necessari a capire i programmi come funzionano. Non vi dico di imparare a usare la suite Adobe perché è un caos, ma almeno questi programmi sempliciotti si può fare, si può fare. Ragazzi, per ora vi lascio così, vi do appuntamento a questa settimana e all'altra settimana con altri video, sempre inerenti il mondo tech, il mondo del videomaking. Ci sono molte novità che si stanno muovendo sia nel settore professionale che nel settore privato, insomma ci sono tante cose che bollono in pentola, non vi annoierete sicuramente. Buona serata a tutti e ciao!